Grazie, è un piacere essere qua a raccontarvi questa storia perché, come Paolo diceva poco fa, è stata anche una storia vissuta al piano di sotto, o in quella stanza riunioni là dietro, o in molti luoghi che poi adesso rivedrete. Io cercherò in un po' di slide di dare il punto di vista di un informatico, che fa questo passaggio che probabilmente avremmo dovuto invertire, e mi scuso per la richiesta di essere poi al termine di questo percorso, ma oggi non avevamo alternative. Colgo anche l'occasione per ringraziare Confindustria Pesaro Urbino, Confindustria Piacenza e ISI. Vedo qualcuno là oggi nel ruolo di cameraman, ma in realtà è stato spalla e parte del gruppo, insieme con Flavio, con tanti altri che sono presenti qui, che hanno realizzato alcune delle storie che vi racconterò. Io guido, insieme con i colleghi, un laboratorio che oggi ha le sue basi sparpagliate su 5 università. Siamo nati e cresciuti alla Politecnica, oggi io formalmente sono all'Università di Macerata e poi abbiamo una base al Sant'Anna a Pisa, una all'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova ed una al CRISP di Bicocca, l'ultima nata. E tutti questi ragazzi, lo dico con un po' di orgoglio, penso, come dire, essendo il più Marche Sud o Marche Centro, chiamatele come volete, il più marchigiano del palco, con un po' di orgoglio lo dico anche rispetto al fatto che tutti questi volti sono volti di giovani. Là in mezzo c'è anche Riccardo, altri che avete visto passeggiare qui molto spesso, che sono nati e cresciuti nelle nostre università, nelle nostre aziende e nelle nostre scuole. E questo secondo me deve essere anche un punto di vista interessante, perché tanta intelligenza artificiale è made in Italy, contrariamente a quanto pensiamo spesso rispetto alla grande capacità di importare grandi algoritmi delle grandi aziende in giro per il mondo. Di questo secondo me dovremmo essere orgogliosi. Dall'altro lato, lì in mezzo, un tempo, diciamo forse 10 anni fa, 6 anni fa, le prime volte che parlavamo con Paola, con Paolo eravamo pieni di nerd informatici. Ok? Oggi lì in mezzo vedete anche molti volti che voi conoscete meno, ma che fidatevi sono filosofi, economisti, esperti di linguistica, segno che giuristi, segno che il mondo anche da questo punto di vista è cambiato e non possiamo più pensare che le competenze necessarie per il mondo dell'intelligenza artificiale siano solo quelle dell'informatica. E lo dico a una platea di aziende con la raccomandazione fortissima ad evitare che questo sia una nuova azione da fare con l'IT. L'IT è parte integrante di tutto questo, ma non ne può essere il protagonista. Okay? E questa apertura mentale è un'apertura mentale che già avete ascoltato, io avevo Flavio che mi assisteva anche rispetto alle sintesi degli argomenti degli interventi precedenti e deve essere però anche molto presente dentro la nostra storia. E se ci pensate, la nostra storia, io la rifaccio un attimo solo dal punto di vista dell'informatico, nasce 70 anni fa e quei personaggi lì, nessuno di quei personaggi lì veniva sicuramente dall'informatica, era il 56, questa famosa conferenza di Dartmouth segna l'inizio del pensiero intelligenza artificiale. E quei personaggi, McCarthy o altri, sono più letti dai nostri colleghi filosofi, mi permetto di citare almeno il qui presente, e poi ne citerò un'altra, che è la mia collega Giovanola, che da noi informatici, anche perché non c'era traccia di nessun computer. Però le cose sono molto interessanti, le due domande e le due risposte, se volete, molto interessanti, che vennero poi da quei personaggi, sono queste due. La prima fu: ma vabbè, ma quando è che batteremo il campione del mondo di scacchi con un computer? E Simon rispose: nel 68 un computer batterà il campione del mondo di scacchi. Nel 68 pochi di noi c'erano e chi c'era sa benissimo che di computer in giro non ce n'erano o ce n'era solo qualche concetto. La seconda domanda è ancora più attuale, è quella che mi rivolgono a me, che come dire, spessissimo. Ormai la qualità della mia vita da informatico e da uomo dell'intelligenza artificiale è fortemente peggiorata perché la mattina arrivo al bar, prendo il caffè e mi dicono: vabbè, prof, lei si occupa di intelligenza artificiale, moriremo tutti, ci estingueremo, cos'altro ci capiterà di drammatico nei prossimi mesi? Beh, nulla di tutto questo, perché oggi siamo abbastanza certi dal punto di vista scientifico, e ripeto, noi siamo tutti noi qui sopra, possiamo reputarci degli scienziati, pur se continuiamo a far credere che qualcuno abbia un algoritmo in un cassetto che stia generando altri algoritmi che apprendano in automatico, che facciano tutte queste cose, la realtà dei fatti è molto più piccola, se volete, molto interessante, ma molto più ancora confinata dentro un'intelligenza artificiale ristretta. Perché
Però noi ai giornalisti rispondiamo sempre con quella frase: in 20 anni saremo in grado di fare tutto ciò che l'uomo sa fare. Pur se siamo consapevoli che stiamo rimandando di anno in anno questa scadenza e che abbiamo anche la certezza che questa intelligenza artificiale generale di cui tanto abbiamo parlato anche oggi pomeriggio poco ha a che fare con le cose che poi sappiamo realmente fare, in particolare nel mondo della ricerca applicata. L'abbiamo battuto Kasparov, sì. Era il 97, ahimè c'era dentro anche un po' di quella guerra fredda che ancora discutiamo, e la grande tecnologia statunitense era guidata da IBM, quello scatolone nero che vedete lì sopra si chiama Deep Blue, è più grande di me, vedete che io sono abbastanza corpulento, e Deep Blue ha oggi la stessa capacità computazionale di uno smartwatch che portiamo al polso. Sappiamo oggi fare molti più calcoli con un orologio rispetto a quel grande scatolone lì, e se volete giocare a scacchi è un problema abbastanza semplice, okay? Nulla a che vedere con le grandi problematiche di cui parleremo fra poco. Allora, perché 70 anni dopo, da informatici e da tecnici, siamo tornati a parlare fortemente di intelligenza artificiale? Per tre grandi motivi. Uno, l'abbiamo già detto, la grande capacità computazionale. Il secondo, la grande capacità di generare dati. Anche Benelli, genera fiumi di dati, però lì, come dire, che li generi YouTube e Facebook ce li immaginiamo tutti. Lì in mezzo c'è un altro nome noto che si chiama Walmart, 2.5 petabyte di dati di consumatori l'ora. Ok? Ripeto, lo tradurremmo in italiano come una catena di supermercati. Walmart si offenderebbe a questa definizione, però passiamocela per capirci. E se misuriamo Benelli o misuriamo altre aziende del nostro territorio, i numeri si avvicinano molto a questo, soprattutto se ci mettiamo in mezzo il dato multimediale. Li utilizziamo ancora pochissimo. Algoritmi migliori, i nostri colleghi matematici in particolare ci hanno messo in mano il mondo del deep learning, il mondo dei transformer, tutte parolacce tipiche dei noi informatici, che però hanno portato a un'evidenza enorme del fatto che queste azioni funzionano e funzionano meglio. Allora, chi è che ha generato poi tutta questa trasformazione? Sono state le prime forme di intelligenza artificiale generativa. Guardate, innanzitutto sono due reti neurali, lo rimetto un attimo da capo, e anche questo è significativo, che per generare qualcosa ci sia bisogno di essere in due, potrebbe essere metaforico, e poi il collega ce lo commenterà dal suo punto di vista. Però il generatore è un ladro, il discriminatore è una guardia. Queste prime forme si chiamavano GAN. Il generatore dice: ora ti creo un dipinto. Il discriminatore, che ha visto tanti dipinti, dice: no, io sono un esperto di dipinti, quello non è un dipinto. Allora ne crea un altro un po' meglio, fino a che non arriva a un dipinto verosimile. A quel punto la guardia è fregata, dice: no, questo è un dipinto. Ecco, quando parliamo di intelligenza artificiale generativa, con tutte le semplificazioni del caso, parliamo di un dialogo tra due reti neurali, oggi un po' più complicata dai transformer, che sono in grado di generare un contenuto, dopo centinaia di migliaia di tentativi. Se generiamo volti, e fra poco ve ne mostrerò un pochi, spesso arriva un volto umano senza un occhio, e lì per la guardia è facile, dice: chiaro che non sia un volto, e lo scarta. Dopo tanti tentativi viene fuori un volto molto verosimile. Da lì iniziamo il nostro percorso, che è stato ad esempio quello della generazione dei volti. È facile generare volti? Piuttosto semplice, perché il web è pieno di milioni, miliardi di volti umani, quelli che lasciamo sui social, nelle app un po' grigie, tipo FaceApp o altre soluzioni che vediamo spesso. E tutti questi volti che avete visto lì sono generati da reti neurali. Nessun uomo ha messo mano a nessun pixel di questo sistema. E sono sempre più difficili da individuare, perché il lavoro sta venendo piuttosto bene. Allora, che c'entra questo con Benelli? C'entra parecchio, perché penso che vi siate già fatti, Paolo, una passeggiata al piano di sotto, e quella macchina è una gigantesca generatrice di dati. È una gigantesca generatrice di dati che ha in più un altro oggetto bellissimo. Adesso fra poco vedrete un braccio di un robot che prende quella parte, quel corpo del fucile, lo mette sotto un hexagon di misura che ci dà ulteriori informazioni sul fatto che quel pezzo sia fatto bene, ci etichetta il dato, ci crea gli esempi, e da lì sono nati i principali strumenti. E guardate, non lo dico perché, come dire, sono attorniato da Loghi Benelli, ma Paolo lo sa, l'ho sempre raccontato in giro, anche il Flavio ci ha ascoltato spesso su questa storia. Questa è una delle rarissime
esempi, dei rarissimi esempi che trovate in giro per l'Italia e per l'Europa di sistemi funzionanti con un monitor, vedete lì sotto il monitor con la faccia sorridente di Riccardo, che è stato il principale protagonista di questa azione, un dottorando che ha lavorato insieme con noi qui sotto, che porta dati in tempo reale nel mondo della manutenzione predittiva, in particolare in questo caso nel remaining useful life di un utensile, nel rullo di un utensile. Guardate, ne parliamo da anni di questa storia, di questa famosa manutenzione predittiva. Eppure io, come dire, che mi reputo girovago per l'Italia a caccia di idee o di soluzioni da guardare, non ne ho vista mai nessuna. Okay, per dire che siamo ancora ai primi passi su molti ambiti, vi ricordo la famosa risposta: in 20 anni siamo in grado di fare tutto ciò che l'uomo sa fare. Eh? E qui seduto anche tra voi, ho quei personaggi che hanno fatto la storia dell'automazione qui in Benelli, per tanti mesi ne ha saputo molto di più lui dell'algoritmo di intelligenza artificiale che avevamo fatto, a dimostrazione ancora che c'è bisogno di fare tanto da questo punto di vista. Però oggi lì sotto c'è un monitor che usa un algoritmo per fare predizioni. Ok? E quel piccolo monitor è molto significativo, nella storia nostra di Benelli e dell'intelligenza artificiale italiana, perché dimostra la fattibilità di un utilizzo del dato dopo un lungo percorso. Nessuna di queste storie è il prof ha già la sfera di vetro di cristallo e prevede il futuro. Non parliamo di magia, siamo dentro un approccio molto ingegneristico. L'intelligenza artificiale è tanta statistica, tanta matematica, tanta ingegneria, tanta informatica. Ok? Perché altrimenti abbiamo sempre questo pensiero, no? Riguardo di questa sorta di magia che pervade l'informatico di turno. Spostiamoci un po' e guardiamo qualche altro esempio, poi torneremo a Benelli. Se oggi iniziamo ad applicare queste azioni nel mondo industriale, vi racconto una storia che abbiamo realizzato con EssilorLuxottica, abbiamo detto, ok, partiamo da 800.000 distinte base e facciamo apprendimento su queste 800.000 distinte base. Poi prendiamo tutti i resti di magazzino, le obsolescenze di magazzino dei magazzini componenti, e con questi resti di magazzino dei magazzini componenti proviamo a vedere se siamo in grado di creare occhiali. E oggi abbiamo uno dei principali algoritmi al mondo che riesce a utilizzare le distinte base in maniera intelligente, chiamiamolo così sempre fra virgolette, e che non fa altro che prendere i dati dei magazzini in Sud America, ad Atlanta in Nord America, ad Agordo in Cina, riportare tutto ad Agordo dove c'è una linea di produzione che si occupa di produrre questi che vengono chiamati dei Frankenstein. Sappiate che queste ultime settimane abbiamo lavorato un sacco con il nostro algoritmo perché il Black Friday è l'elemento centrale della stagione per tutti noi, perché viene prodotta qualsiasi roba può essere prodotta da pezzi, da componenti che erano avanzate in magazzino. Parliamo la stanghetta in Cina, il frontalino è in Nord America, le vitine sono avanzate ad Agordo e creiamo un occhiale che somiglia a quello reale che loro, ripeto, chiamano Frankenstein, che viene marchiato Ray-Ban e messo in vendita nel second market, spacci aziendali e Black Friday. Attenzione, qual è il messaggio di questa azione? Qual è la metafora di questa azione? Spesso i dati stanno lì, non dobbiamo neanche preoccuparci di crearne di nuovi. Dobbiamo solo preoccuparci di guardarli in maniera intelligente per crearci sopra qualche altra idea. A volte ci vergogniamo, quando siamo arrivati in Luxottica con queste idee abbiamo detto: ma dai, adesso Luxottica vi pare che non ci abbia un sistema per la gestione dell'obsolescenza di magazzino. E invece ancora oggi continuiamo con questo progetto che si chiama Oro, che sta per obsolescenza e reuse, ma anche perché quella roba è tutto margine se la guardiamo dal punto di vista economico. E vi ho detto della mia provenienza Marche Sud, quindi non poteva non starci una slide con le scarpe in mezzo, con la moda in mezzo. Da noi la minaccia era o studi o finisci in mano via a fare le scarpe, e così abbiamo deciso di studiare. E cosa facciamo oggi? Oggi raccogliamo 80.000 immagini l'ora da Instagram. Perché? Perché delle reti neurali vanno a caccia di stili, di una borsa ad esempio. Poi cercano di capire di che colore è quella borsa, se è grande, è piccola, se è una tracolla, se è una pochette. Poi cercano di capire se lì sopra c'è un accessorio metallico o meno, di che materiale è fatta, e deducono stili. Questi stili ci servono per aiutare il mondo del fashion a creare una collezione che non può più essere relegata, e nessuno si offenda per questo, a una persona che è chiusa in una stanza con la sua sola creatività, che è preziosissima, produce tutte queste azioni, ma che oggi è sempre più spesso in mano a sistemi che generano riassunti, idee, chiamatele un po' come volete. Io, per evitare di essere cacciato a calci dalle stanze degli uffici stile delle grandi aziende italiane, chiamo questo riassunto della settimana.
Perché cos'è questa? È una rete generativa che sta generando degli stili guardando le migliaia di immagini che abbiamo scaricato da Instagram. Non è creativa, perché sta facendo combinazioni di stili precedenti. Se abbiamo fatto vedere a questa rete tutte borse rettangolari, difficilmente creeremo borse circolari. Anche qua ripensate a ChatGPT e a tutto il mondo che ci circonda. E poi ci siamo spostati in retail. Tra l'altro, quest'estate abbiamo mandato a Paolo un po' di foto. Eravamo in giro negli Stati Uniti, eravamo in L.L. Bean nel Maine, e abbiamo mandato delle foto con tutti i fucili Benelli che erano nei vari retail delle armi statunitensi. E per anni abbiamo raccolto milioni di dati. Anche questo è stato fatto qua nelle Marche. L'esperienza è nata con Grottini, che è un'azienda di Recanati che disegna negozi. E abbiamo raccolto milioni e milioni di traiettorie umane dentro un negozio. E poi per anni questa roba serviva solo per farci delle dashboard, per capire quanto tempo passiamo nel negozio. Sappiate che quando entrate in acqua e sapone trovate sempre le nostre camere che vi monitorano un po' dappertutto, in Esselunga, in tanti luoghi italiani. E poi abbiamo detto: ok, ma non è che questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale generativa ci aiuterà anche in questo caso? Abbiamo provato a generare traiettorie. Beh, quelle che vedete sono traiettorie generate da una rete generativa, da una rete un po' complessa, e la traiettoria è molto verosimile. Cioè, quell'uomo finto, quell'uomo fittizio, quell'uomo digitale si comporta molto in maniera simile a un uomo reale dentro uno store. Guardate, la riga verde è quella reale, la riga rossa è quella generata. L'uomo lì poteva girare a destra, tornare indietro, andare davanti, eppure riusciamo a predire dove andrà a finire. Cosa ha portato questo? Ha portato a un concetto nuovo molto interessante, vediamo se è forte, che è il cosiddetto, non so cosa sia successo, no, l'abbiamo messo in crisi, però guardatelo da questo prima che si comprende lo stesso. È il generatore è il simulatore di un negozio. Io voglio dire a quel simulatore: ok, ho disegnato questo negozio, ora metti dentro 200 persone. E queste 200 persone passeggeranno in quel negozio, acquisteranno in quel negozio in maniera molto verosimile. Quando dico molto verosimile, oggi parliamo dell'88% di accuratezza su negozi nuovi, che a livello statistico vuol dire molto verosimile. E queste azioni sono frutto di questo mondo dell'intelligenza artificiale generativa che ci sta anche portando a cambiare il modo di pensare. Lì a destra trovate scritto, alla vostra sinistra, trovate scritto prompt. C'è scritto: generami 100 consumatori per ogni cluster dei consumatori che hai e buttameli dentro questo store. Ora non vedete il video, ma altrimenti partirebbero tutte palline colorate che vanno in giro per il negozio. Se l'area degli alcolici non viene visitata, ce ne accorgiamo prima di costruirlo il negozio. Ricordatevi che oggi per fare questo si costruisce un negozio, si prendono 100 persone vive, le si portano dentro un negozio, si misura cosa accade, si smonta il negozio, si rifà il negozio e poi si continua ad andare avanti così fino a che tutto non funziona bene. E questo concetto del simulare è un concetto che di nuovo abbiamo pian piano riportato dentro una storia interessante, perché nelle prime chiacchierate che facemmo con Paolo, Paolo ci raccontò di questa selezione dei legni che ci affascinò un sacco, perché selezionare legni di classe, delle classi alte o delle classi basse era un'operazione non metrica, che vuol dire non è che stavamo misurando i millimetri per capire se quel calcio era ben fatto o non ben fatto, ma stavamo valutando una qualità estetica. Oggi quello che vedete all'interno di questo piccolo video è il sistema con cui delle reti neurali fanno un lavoro che prima alcuni esperti facevano. Certo, ha impatto sul mondo del lavoro tutto questo? Certo che ha impatto, ne avete già parlato un po' nel corso del pomeriggio. E poi ovviamente metto il calcio, scatto delle foto, delle camere, uso delle reti neurali che classificano, vedete dei nomi di reti neurali, le addestro meglio, le miglioro, ma in realtà avevamo da parte un sacco di queste immagini. E allora con queste tante immagini potevamo immaginare anche qui di farci qualcosa di generativo. E adesso ci arriverò. E sono i primi passi, però sono interessanti. E prima ancora di arrivare lì, volevo mostrarvi un piccolo test che abbiamo fatto, ad esempio, nella generazione di contenuti per il mondo della meccanica e della progettazione meccanica. In questo caso noi stiamo dicendo a questo CAD di connettere quelle due parti verdi. Gli spieghiamo quali sono gli altri oggetti che devono essere tenuti insieme
e lui inizia a generarci delle possibili soluzioni. Come quando chiediamo a ChatGPT di scriverci delle lettere, dei post Twitter, e vedrete adesso comparire una serie di possibili soluzioni, tante, tantissime. Okay? Queste tantissime vengono poi piano piano scremate da un uomo, un esperto, che dice, dato questo spazio di soluzioni, quelle che mi interessano di più sono queste. E questa progettazione è sempre più fatta collaborando uomo e algoritmo, e questa parola collaborazione uomo-algoritmo di nuovo l'avete toccata spesso oggi pomeriggio, poi ovviamente inizio a metterci le mani, a cambiare, a ridisegnare, a personalizzare, a correggere errori che ci sono sicuramente nei nostri algoritmi, però probabilmente sono stato più efficiente in termini di tempo. E questa nuova logica di progettazione, secondo me, deve farci riflettere parecchio su questo concetto del generative design in tutte le aziende, in tutte. È la stessa storia della moda, applicata però a un settore più vicino a voi. E su questo tema, per arrivare poi a come l'abbiamo rigiocata nel mondo Benelli, guardate questo altro esempio che abbiamo provato a fare. Abbiamo detto, ok, prendiamo una ragazza, prendiamo solo una foto da Instagram e ricreiamo nel suo modello tridimensionale. Ok, anche qui, come abbiamo fatto ad addestrarlo? Abbiamo preso dei videogiochi, il mondo dei videogiochi è pieno di pupazzi, di umani tridimensionali, con i quali abbiamo potuto far vedere tanti esempi ai nostri sistemi. E dopo tanti esempi, tanti esempi, quel sistema riesce da una singola immagine a ricreare il 3D di quella persona. Queste reti neurali si chiamano NERF, okay? Noi conoscevamo le NERF perché erano le pistoline con i proiettili di plastica con cui i nostri figli si sparano addosso, non so se Benelli avrà una linea di prodotto sulle NERF, però sono delle Neural Radiance Field, sono delle reti neurali molto interessanti che oggi lavorano molto sul 3D. Questo per dire anche che oggi probabilmente siamo molto più pronti, non di 10 anni fa, ma dell'anno scorso, a lavorare in molti ambiti di questo settore quando abbiamo a che fare col mondo del 3D, col mondo della creazione di oggetti. Allora, cosa ci abbiamo fatto con quei legni? Abbiamo ripreso queste immagini, abbiamo detto, vabbè, il 3D costituisce un altro elemento che dentro un progetto regionale Benelli stava portando avanti in maniera molto spinta e molto interessante, anche per creare i primi prototipi utilizzabili prima ancora di arrivare all'oggetto finale. E abbiamo detto, ok, allora a questo punto noi rigeneriamo delle texture, dei legni che sono verosimili e che sono stati rigenerati per metterli poi in mano a chi all'interno del sistema prova attraverso dei visori di realtà virtuale quell'oggetto. E quell'oggetto ha la stessa classe di legno, ma non lo stesso legno, perché non esiste uno stesso legno, di quello reale che poi in qualche maniera compreremo. E questa capacità di generare, un po' dalle idee di Paolo, dal coordinamento di Barbara, piano piano ci ha portato a reimmaginare anche qui un'applicazione dell'intelligenza artificiale generativa. Ed attenzione, possiamo vantarcene un po', no? Dai, come team congiunto Benelli. Non se ne parlava ancora così tanto, quando con le prime chiacchierate con Barbara e con tutto il team parlammo di questa idea generativa applicata ai legni, non eravamo ancora nel boom totale che avevamo adesso, quindi in qualche maniera siamo stati precursori di un piccolo settore. E non citerò i temi di etica perché ne avete parlato moltissimo, ma faccio solo un affondo su questo, legato al fatto, lo dicevo poco fa benissimo, che ci sono tanti tecnicismi dentro queste azioni. Noi stiamo lavorando tantissimo anche alla verifica automatica dei dataset, dei bias nei dataset. Ci sono tantissime azioni di cui dobbiamo essere coscienti. E questo tema della coscienza, della complessità di questo lavoro, è un tema che penso qua abbiamo addestrato molto spesso insieme. E c'è un altro tema, che è la trasparenza, che è l'open source, che è il fatto che tra GPT-4 e Llama 2, che è distribuito open source sia a scopi commerciali che a scopi di ricerca, dovremmo pensarci bene, perché dentro a volte a questi addestramenti di grandi modelli linguistici o di large world model c'è tutta la conoscenza aziendale. Quindi non è così banale dire, ok, mi affido a un'entità esterna senza preoccuparcene troppo, oppure compro cockpit e poi i miei quello che ci fanno ci fanno. E anche qua devo fare un plauso a Benelli, perché sono i primi che a un certo punto ci chiamano per dire facciamo le linee guida sull'intelligenza artificiale in un'azienda. Noi abbiamo fatto salti di gioia su questa azione, qui la collega Giovanola, ma
ha fatto qualche chiacchierata interna con voi. Abbiamo fatto salti di gioia perché purtroppo non sempre questa consapevolezza è presente dappertutto, eh? E questa è una delle mie grandi preoccupazioni, soprattutto non è presente nel mondo della comunità educante, che continua soprattutto a far crescere i nostri ragazzi con una grande paura. E tutte le volte che abbiamo paura, che non vuol dire non avere accortezza o non occuparci di questo tema, ma tra l'occuparci di e il preoccuparci di c'è una bella differenza. Allora voglio chiudere con un progetto che non c'entra nulla con la meccanica, nulla con Benelli, ma c'entra molto con le nostre vite, che penso sia il più bel progetto a cui stiamo lavorando in questo periodo. E vi mostro il video e poi ve lo commento. Non c'è niente di più prezioso della nostra voce. Ma come ci fa sentire quando la riascoltiamo? Sono stato invitato per una specie di esperimento. Mi hanno detto che avrei dovuto solo parlare. Quindi ho detto, perché no? Abbiamo chiesto a cinque persone di raccontarsi davanti a un microfono, registrando la propria voce. Ciao. Ciao. Vengo da Procida, che è una piccola isola vicino a Napoli. Vengo da Cirié, un paese vicino a Torino. Sì, tendenzialmente mi fermo. Sì, credo che mi fermerei, non riuscirei a lasciarla sotto la pioggia. Gli dico che gli voglio bene e lo abbraccio. Poi abbiamo chiesto a tutti di riascoltarsi. A disagio la mia voce. La possiamo rifare? Suona completamente diversa da come ero abituato a sentirla. Credevo di conoscerla, invece. Chi era quella in cuffia? È molto cavernosa, non mi piace proprio. È stridula la mia voce. Se potessi la regalerei a qualcun altro. E se si potesse donare davvero? Ciao. La riconosci? È proprio la tua voce. Grazie per avermela donata. Anche un po' mia. Parlare è la cosa più naturale del mondo. Ma non perché affetto da SLA. Ora, grazie a te, posso farlo di nuovo. Con una voce vera. Umana. Nostra. Quindi, vorrei chiederti. Come ti fa sentire? La tua voce. Adesso? Quando la doni a chi ne ha bisogno, la tua voce suona più bella. Vai su voiceforpurpose.com e dona la tua voce. Da un paio d'anni ho la fortuna di avere la direzione scientifica di questo Nemo Lab al Niguarda, che si occupa di portare innovazione tecnologica nel mondo della SLA e della SMA. I ragazzi malati di SLA a un certo punto perdono l'uso della loro voce e usano dei sintetizzatori vocali, quelli con la voce meccanica, elettronica. E oggi noi raccogliamo voci italiane, potete donarcele anche voi. E potete farlo dal vostro computer, avete delle frasi da ripetere e raccogliamo queste voci. È un grande dataset che ci permette di addestrare un sistema generativo che genera voci. E quei ragazzi possono tornare ad utilizzare la propria voce e ci dicono: guarda, prof, telefono agli amici e gli amici mi riconoscono, per dire quanto è importante questo impatto. Noi abbiamo sempre due possibili reazioni davanti alle innovazioni tecnologiche. Una è quella di aver paura e stare fermi, l'altra è quella di conoscere e continuare a creare soluzioni interessanti che migliorino la qualità della vita delle persone, della nostra società e delle nostre aziende. Io spero che saremo tutti nella seconda parte di questa risposta. In bocca al lupo.